buonasera. Allora, il mio intervento ho dato il titolo di, credo, Fortuna e sfortuna della scultura barocca nella Roma di D'Annunzio. E sarà un intervento un po' diverso da quelli che abbiamo sentito finora, perché, diciamo, il principale punto di interesse non è un collezionista, un antiquario, uno studioso, ma più in generale vedere come a Roma, fra appunto negli ultimi 30 anni del XIX secolo e all'inizio del XX secolo, si afferma un gusto per la scultura barocca e, diciamo, rimandando a quanto diceva Giovanna Capitelli all'inizio di questa giornata, di questo eterno conflitto fra mercato e tutela, vedere anche quante cose hanno lasciato l'Italia, in molti casi perché non c'era la consapevolezza di cosa effettivamente fossero queste cose. E ho scelto come titolo di evocare Gabriele D'Annunzio, che è appena stato ricordato anche nell'intervento su Stroganov, perché effettivamente è un personaggio centrale nell'orientare il gusto di questi anni, e appunto proprio leggendo le pagine del Piacere troviamo delle citazioni precise di Bernini, e Andrea Sperelli, diciamo l'eroe del romanzo, vorrebbe scrivere 3 libri, e uno di questi, come vedete, dice, un terzo libro gli avrebbe voluto scrivere sul Bernini, un grande studio di decadenza, aggruppando intorno a quest'uomo straordinario che fu il favorito di 6 papi, non soltanto tutta l'arte, ma anche tutta la vita del suo secolo. Quindi, diciamo, nella Roma appunto degli anni 80, D'Annunzio si fa interprete di questo gusto, non dimentichiamo con molta originalità, perché non dimentichiamo che in Italia sono gli anni in cui sul versante letterario De Sanctis e Benedetto Croce stigmatizzavano naturalmente il mondo del barocco, però in modo molto aggiornato rispetto a tendenze, come dire, più ampie, più internazionali, se pensiamo appunto dal Nietzsche della tragedia a Wölfling, che nell'88, quindi anno prima del Piacere, con Rinascimento e Barocco, pone le basi per la nuova, come dire, fortuna del barocco. E più avanti un altro passo che è abbastanza significativo e che restituisce questa Roma, quando dice appunto dello Sperelli che venne a Roma per predilezione: Roma era il suo grande amore, non la Roma dei Cesari ma la Roma dei Papi, non la Roma degli archi, delle terme, dei fori, ma la Roma delle ville, delle fontane, delle chiese, e gli avrebbe dato tutto il Colosseo per la Villa Medici, il Campo Vaccino per la Piazza di Spagna, l'Arco di Tito per la Fontanella delle Tartarughe, la Magnificenza Principesca dei Colonna, dei Doria, dei Barbarini, la Treva, sai più, della ruinata grandiosità imperiale. Quindi credo restituisca bene questo clima, che è quello che appunto, se non viene condiviso, diciamo, da quello che era il pensiero principe in Italia, appunto, diciamo, Croce e prima di lui De Sanctis, però in realtà il mondo di personaggi di cui ci siamo occupati oggi lo condivideva, come dire, follemente, senza naturalmente che poi, abbiamo visto i Pollack e quanti altri, trascurassero l'archeologia, però era in fondo la riscoperta della Roma barocca, di questo secolo che era stato indicato come secolo di decadenza, ma alla fine dell'Ottocento anche questo aspetto di decadenza, l'aspetto di Dionisia, con grande fascino. Quello che vorrei dire, appunto, dico fortuna e sfortuna, questa, diciamo, passione evocativa per il Seicento non si traduce però immediatamente in una conoscenza del Seicento, e questo fa sì che solo quando, come dire, la storia dell'arte interverrà in modo preciso, si riconosceranno le singole opere. C'era già una tradizione, diciamo, Bernini lo sappiamo bene, Bernini ha lavorato quasi esclusivamente a Roma, le opere fuori di Roma di Bernini, nate non per Roma, sono molto poche. Però, diciamo, da subito le opere di Bernini, vi sono opere di Bernini che lasciano Roma, ma che lasciano Roma generalmente, o molto spesso, perché non riconosciute. Parto ancora prima, questo è il busto del Vescovo Dal Pozzo, appartenuto a Cassiano Dal Pozzo, questo lascia Roma addirittura intorno al 1715-20 e finisce a Castle Howard in Inghilterra, dove peraltro viene dimenticato, perché nel 1720 evidentemente non c'era, come dire, una percezione, un gusto nei confronti di Bernini, era semplicemente un busto che andava accanto ai busti antichi, e solo negli anni, mi pare 1967, si capisce cos'è questo busto. Alla fine del Settecento, altra grande, come dire, perdita per Roma,
si estinguono i Montalto e ci sono una serie di vendite Montalto. Una vede appunto la vendita nel 1789 attraverso un certo Staderini del busto del Cardinal Peretti Montalto, il nipote di Sisto V. Anche questo, il busto, come dire, finisce prima in Inghilterra, poi in Germania, nel Museo di Amburgo, e anche lì solo negli anni 60, grazie del Novecento, grazie a Irving Levin, se ne riprende contezza. C'è un caso invece in cui si sa cosa si sta vendendo. Siamo sempre in questi stessi anni, nel 1789, quando Thomas Jenkins, che vende soprattutto antichità, però incappa anche nel Nettuno della Villa Montalto, che stava nel giardino della Villa Montalto, e viene acquistato da Reynolds. E normalmente magari nelle storie della fortuna berniniano, diciamo, vedi però come Reynolds capiva Bernini in fondo in anticipo sul suo tempo. E invece no, perché poi quando si va a leggere questa bella lettera che aveva pubblicato già Pope Hennessy, si capisce che era puramente un investimento che lui fa. Dice, mi è costato appunto, mi pare, 1700 guinee, ma l'ho preso per speculazione, spero di guadagnarne più di 1000, cosa che non gli riuscirà, tant'è vero che anche qui, come dire, la sfortuna berniniana, la statua rimarrà, entrerà al Victoria and Albert solo, mi pare, negli anni 50 del Novecento, e dopo essere stata a lungo all'aperto anche in Inghilterra, ci sono delle foto all'aperto, quindi anche qui, come dire, la mancanza di conoscenza. Ancora nell'Ottocento, invece, ci avviciniamo alle nostre date, nel 1856, se non sbaglio, il fotografo Anderson fotografa a Palazzo Sciarra questo busto che era stato celebrato in tutte le guide di Roma, il busto di una nipote di Urbano VIII, variamente disputato fra Bernini e Finelli, ma comunque uscito dalla bottega di Bernini, un busto che pare venisse tenuto a Palazzo Barberini in una specie di, come dire, di cassa di cristallo, proprio perché delicatissimo. Questo busto viene fotografato da Anderson nel 1856, ma poi se ne perde completamente memoria. Questo busto è stato recuperato nel 1987 da Valentino Martinelli, che trovò la fotografia. Nell'archivio Barberini trovò la vecchia foto Anderson, e solo dopo è riemerso il busto vero, che è, di cui non sappiamo bene la storia. Probabilmente qui è una vendita degli Sciarra intorno al 1890-91, come dire, aggirando il fideicommesso. Ma la cosa curiosa anche qui, c'era il gusto per il 600 ma non lo si capiva, questo busto ricompare in Francia dopo, mi pare, la Seconda Guerra Mondiale, non si sa bene dove viene assegnato ai musei, e devo dire molto intelligentemente e generosamente Geneviève Brest-Bottier scrive, dice, quando io l'ho visto la prima volta non ho capito di cos'era questo busto, perché non conoscevo naturalmente le foto, e pensavo che fosse un busto in stile seicentesco, un busto dell'Ottocento, e venne assegnato al Museo del Merletto del ricamo di Calais. E solo dopo che Martinelli aveva pubblicato le foto ottocentesche, capite, il busto è ritornato, come dire, a essere considerato per quello che è. E allo stesso modo, sempre dagli Sciarra, viene questo che è il primo busto documentato di Bernini, il busto della madre di Urbano VIII, di una Barbadori. Anche questo approdato poi al Museo di Copenaghen, ma anche questo probabilmente venduto senza che si sapesse cosa fosse, e anche qui solo gli studi degli anni 50 hanno rimesso, come dire, riscoperto di che cosa si trattava. E poi naturalmente oggi ne abbiamo parlato in tanti degli interventi, non abbiamo dedicato un intervento specifico, sono usciti già contributi molto importanti, direi che un po' alle origini, no? Mi pare che anche Giovanni li abbia nominati, già negli anni 80 c'è un numero importante di ricerca di storia dell'arte dove Giacomo Agosti, Giulia Barberini parlarono della vendita borghese, di queste vendite fatte all'inizio degli anni 90 dai Borghese, e poi della successiva cessione allo Stato della collezione, dove furono stimate tutti i quadri, furono stimate le sculture. È interessante che però attraverso queste maglie, dove i quadri sono rimasti, quadri importanti sono, direi, in sostanza tutti rimasti e sono ancora lì e li vediamo nella Villa Alpicio, per le sculture non è andata così bene, nel senso molte cose non si capivano e sono uscite. In alcuni casi io non ho fatto una verifica puntuale, quindi posso essere smentito, ma credo prima della vendita
furono venduti dal giardino i due termini Flora e Priapo, che sono molto importanti perché sono le uniche opere che già nel 600 sono citate come opere di collaborazione fra Pietro e Gian Lorenzo, e vennero cedute a un americano che si chiama Kunze, il quale gli ha lasciato una scuola nel New Jersey negli anni 80 del Novecento. Poi, quando si era capito, sempre Martinelli aveva capito cos'erano, furono acquistati. Zeri avrebbe voluto farli acquistare per il Museo Getty, così dice nelle memorie, e invece furono acquistati dal Metropolitan, ma non comparvero alla vendita. E anche, direi, non mi pare che fosse passato dalla vendita il busto che... il busto che si trova oggi al Museo Jacques Marandré a Parigi, anche questo di committenza borghese, e che è arrivato allo Jacques Marandré attraverso Bardini, e oggi mi pare che è venuto fuori che c'era questo rapporto appunto fra Bardini e il borghese, quindi non tutto veniva venduto a Firenze, ma anche fuori Firenze. La vendita sono due vendite, una del 1892 e una del 1893, e anche qui si capisce come, diciamo, la conoscenza forse agli albori, cioè c'era tutto, come dire, la passione evocativa di D'Annunzio, ma d'altronde, se ci pensiamo e guardiamo anche cos'è la collezione di D'Annunzio, cioè, voglio dire, è proprio un po' il regno della bric-a-bracologie, possiamo dire, diciamo, sul piano poetico eccelso, ma diciamo sul piano della conoscenza delle opere certo non era su quello stesso livello. Vendita del 92, varie cose non riconosciute. Qui sono dei marmi che io conosco, che io so cosa sono, ma solo perché studio questo scultore, che è Monnot, uno scultore francese che lavora a Roma per Livio Descalchi. I marmi in realtà non si conoscono più, non so dove siano finiti, ma corrispondono alle terracotte dello stesso soggetto che sono al Louvre, e credo a un certo punto salteranno fuori e quindi sono messi come di uno scultore sconosciuto. Naturalmente questo non si poteva non conoscere, i due busti di Scipione Borghese celeberrimi vengono riconosciuti, viene citato Valdinucci, la questione del busto con il marmo rovinato, e quindi questi, ecco, passano alla vendita, ma questi vengono acquistati dallo Stato. Come non ci fosse ancora, come forse ci fosse davvero l'idea che doveva nascere una nazione, quindi bisognava mettere tutto dappertutto, e non ci fosse ancora forte l'idea di contesto, lo si capisce perché i due busti non vengono comperati per la Galleria Borghese, ma vengono comperati per la Galleria dell'Accademia a Venezia. I due busti per molti anni sono rimasti a Venezia. E vedo anche guardare così, perché effettivamente non è una cosa che tutti sappiamo, questo soggiorno veneziano dei due busti di Scipione Borghese non è così noto. Però appunto questi, se non altro, vengono comperati dallo Stato. Però questi erano celeberrimi. E qui vedete uno degli interni. Altre cose invece vanno in giro. Questo è il busto di Paolo V, foto attuale, che è finito a Copenaghen passando dalla vendita, ma anche questo praticamente non riconosciuto. E poi è interessante, sempre Salon Rouge, sempre 1892, due marmi messi in vendita come algardi. Uno, il Papa Paolo V, che non viene illustrato e non viene venduto, lo vedremo poi, e poi l'altro, il Cardinale Scipione Borghese di Algardi. In questo caso le due attribuzioni erano sbagliate, e il busto appunto di Scipione Borghese, che vedete qui, è approdato al Metropolitan, ma sappiamo adesso che non è di Algardi, bensì di Giuliano Finelli, ma anche questo ha potuto lasciare l'Italia. Qui vedete le due foto al Metropolitan. Il busto di Paolo V di Algardi, che non viene attribuito ad Algardi, che non viene venduto nel 1892, ricompare nella vendita del 1893, dove, ci torniamo dopo, eccolo qua, e questo, diciamo, è storia recente, Gail forse è una dei pochi che l'ha rivisto adesso, perché il busto, come forse sapete, venne venduto a Vienna, sempre appunto come Algardi. E invece è Gian Lorenzo Bernini, naturalmente identico all'altro, ed è ricomparso molto recentemente in due aste in Slovacchia, perché naturalmente non è andato venduto, nonostante tutti controllino freneticamente le aste, passa il busto di Bernini e nessuno se ne accorge. Se ne accorgono solo in terza battuta, e a quel punto lo intercetta Sotheby's e poi lo compra
il Museo Getty, però anche questo in fondo ha lasciato dell'Italia perché non si aveva consapevolezza di cosa fosse. Vi ho messo anche un'altra cosa perché era riemersa da poco, non so chi la conosce, questa figura di questa Galatea bellissima in bronzo, che qui è messa come cosa anonima della fine del Cinquecento, che è riemersa solo da poco, una quindicina d'anni fa l'ha trovata Androsov, mi pare che stia a Kiev, ma non vorrei sbagliare, al museo di Kiev, credo comperata questa vendita, ed è un'opera documentata per i giardini di Scipione Borghese di Nicolas Cordier, quindi anche grande bronzo, rarissimi bronzi grandi di quest'epoca, e anche questo se ne uscì tranquillamente. È appunto interessante vedere invece appunto le valutazioni che fanno Venturi e Piancastelli, meticolosissime dei quadri, e sulla scultura evidentemente si era molto più a maglie larghe. E proprio in questo momento la vendita non viene fatta da San Giorgi, Capobianchi, Giacomini, ma invece in questo momento entra in scena San Giorgi. Ce ne ha parlato ieri Francesca Mambelli a Firenze, e quindi queste immagini le avete già viste, come appunto come una specie di principe, una specie di Stroganov degli antiquari. San Giorgi prende un intero piano di palazzo Borghese. Vedete come 5.000 metri quadrati, anche qui tutte le varie sale, questa idea come dire, già l'antiquario doveva dare l'idea che si trattava di un museo, ma l'hai fatto vedere anche tu stamattina con Simonetti, evidentemente è proprio un pattern comune di tutti. E l'aspetto interessante che abbiamo già visto ieri con Francesca è questo del fatto che si producevano anche sculture moderne, sculture che erano copie di sculture antiche, ma dichiarate come tali. Queste le abbiamo trovate qui in fototeca, copie da Donatello e da Luca Della Robbia, ma anche, come dire, comincia a nascere anche qui un gusto per il 600, e quindi una copia dal Richelieu di Bernini al Louvre, copia di un busto di, mi pare, di Coisevaux, che è anche questo al Louvre, e poi invece cose di pura invenzione, personaggi puramente, come dire, inventati, busti nel gusto barocco. Quindi, diciamo, emergono opere importanti, però anche, diciamo, c'è questa passione per cose nel gusto di. Cioè, gli studi non avevano ancora, come dire, affrontato in modo sistematico, appunto, il 600, e quindi poteva accadere proprio che una vendita San Giorgi, quella dei principi Orsini, vendesse come Bernini questa statua che poi è approdata al Museo di Berlino, che sappiamo benissimo invece essere di Bernardino Cametti, e quindi di un secolo più tardi, capite? Oggi fa un po' effetto che a Roma si possa vendere un'opera del 1720 come un'opera invece di pieno 600, capite? Eppure allora fu così, e fu in questo modo, vedete, Bernini, Diana Cacciatrice, e qui era già 1896 una vendita a San Giorgi, qui è la foto a Berlino. E poi però che c'era questa passione lo capiamo da una vendita, una delle grandi vendite sempre di San Giorgio, la vendita Guidi, dove vedete ci sarebbe addirittura un'adorazione di Gesù, un tondo in terracotta, Admirable Travail en Relief, signé Bernini non firma mai, e soprattutto poi c'è l'immagine, e sembra un tondo antico, io questo non so se sia riemerso, però evidentemente la firma era falsificata, quindi come dire, nasceva un gusto per queste cose, ma non era stato ancora, come dire, non spiegato attraverso e filtrato attraverso gli studi. Un momento di passaggio veramente fondamentale, e di nuovo dobbiamo fare il nome di Venturi, è la pubblicazione appunto della monografia di Stanislao Fraschetti, che è un libro veramente fondamentale. E vedete il passo dell'introduzione di Venturi, di questo pontefice massimo dell'arte del nostro 600, ha scritto Stanislao Fraschetti. Egli ha ben compreso come convenisse staccarsi dalle biografie del Baldinucci e del figlio di Bernini. Oggi non saremo d'accordo su questo, però diciamo qui volevano lasciarsi alle spalle, come dire, tutti gli aspetti più aneddotici di quelle biografie e recuperare la verità dura dei documenti, delle notizie archivistiche. Per ricostruire la vita gloriosa del grande scultore, secondo i criteri della critica moderna, associare alle ricerche archivistiche lo studio diretto, immediato dell'opera d'arte, raccogliere il maggior numero di elementi storici,
storici, di osservazioni stilistiche, vedere e rivedere tutto, mettere a riscontro le opere diverse per riscorgere la linea che le unisce e la luce che le rischiara. Tale è la meta dello scrittore, raggiunta con la forza e l'entusiasmo della sua giovinezza. E il libro segna veramente un momento di svolta. Sono gli anni in cui a Vienna Riegel, naturalmente con uno spessore teorico molto diverso da quello di Fraschetti, riprende in mano il barocco romano, capisce la centralità di Bernini, capisce come barocco si identifichi con Bernini, barocco si identifichi con Roma, e contrariamente a Venturi pensa che per studiare Bernini dobbiamo proprio partire dalla vita di Baldinucci, e promuove un'edizione annotata di Baldinucci. Poi Riegel muore e saranno gli allievi che pubblicheranno poco dopo appunto questi studi sull'origine dell'arte barocca a Roma. Però evidentemente questa pubblicazione rende più attenti, perché altra opera che passa da San Giorgi, questo busto che viene comperato da Bode per il Museo di Berlino, questa era un'opera che aveva avuto una sua celebrità nel 7 e nell'Ottocento, tanto è vero che di quest'opera possedevano un calco dei grandi scultori, uno lo scultore svedese Sergel e uno Vincenzo Vela. Entrambi lo consideravano un'opera di Bernini, quindi diciamo nell'Ottocento questa era considerata un'opera di Bernini. Si crede sia il ritratto di Laudivio Zacchia, viene dalla famiglia Zacchia Rondinini, ma non è ancora certo esattamente chi è il personaggio. Dopo la monografia di Fraschetti si capisce che non è Bernini e viene immediatamente comperato invece come opera di Algardi. Quindi capite, le cose cominciano ad aggiustarsi. Sempre in questo momento, e questo viene appunto da Stroganov, e passa da San Giorgi, è il busto di un'altra versione del Gregorio XV, che poi da Stroganov passa a Munoz e oggi si trova a Pittsburgh, e che è stato a lungo considerato come la versione più bella di questi busti. Oggi non c'è meno concordia. E poi certo viene venduto anche questo, che oggi si trova in Virginia, e anche questo viene da Palazzo Cardelli, viene venduto sempre attraverso San Giorgi. Anche qui viene venduto come Bernini, però diciamo qui possiamo capire l'errore, perché questo gruppo è molto vicino ai gruppi giovanili, quelli disputati oggi fra Pietro e Gian Lorenzo. Questa è veramente una versione, e solo qui alla fine degli anni 50 Italo Faldi trovò i documenti che lo assegnano a un singolarissimo scultore siciliano che era stato studiato da Nabanti, che si chiama Francesco Grassia. Però diciamo in qualche modo qui l'attribuzione a Bernini aveva un suo senso, non era come attribuirgli il Cametti. Altro personaggio che ha un ruolo in questa diaspora, diciamo, della scultura barocca italiana, e qui mi rifaccio a uno studio, un bello studio di Loredana Lorizzo, è Michele Lazzaroni, che è stato studiato anche da Elisabetta Sambo, ma per la parte delle pitture Loredana l'ha studiato per le sculture, e ha potuto scoprire che questo busto, che sta a Blenheim e che veniva ritenuto un busto di Urbano VIII, ma non si capiva bene cosa fosse, di che epoca fosse, è invece un busto buono, berniniano, e che è stato comperato, qui le ragioni non sono solo artistiche, dal quinto duca di Marlborough, che era cattolico, che viene a Roma e che compra da Lazzaroni questa cosa, e si sa che viene da un edificio dei Barberini, quindi ne ha ricostruito la provenienza. E Lazzaroni aveva questo, che oggi anche questo è in California, a Alghetti, un'opera Barberini, questa che i Lazzaroni tengono, mi pare che sia presso di loro fino agli anni 50 del Novecento, perché evidentemente quest'opera del giovane Gian Lorenzo insieme a Pietro è un'opera che non si capiva in quel momento, e quindi che non è approdata immediatamente sul mercato, e ci è approdata solo negli anni 60 del Novecento. Sto per chiudere. Ci sono figure appunto che sono, come dire, che intrecciano lo storico dell'arte, l'antiquario e il collezionista. Ce ne ha parlato appunto anche oggi Simonetta. Una delle più in assoluto eccezionali è quella di Giovanni Piancastelli. Giovanni Piancastelli, che è un pittore, che era il maestro di disegno dei Principini Borghese, che diventa consulente di Marcantonio Borghese e gestisce il passaggio della collezione Borghese allo Stato, e diventerà primo direttore del museo.
pittore, ma anche con ambizioni di storico dell'arte. Sappiamo che aveva conosciuto Morelli, aveva una grande ammirazione per Morelli, sappiamo dalle fonti che aveva addirittura scritto qualcosa su Bernini, aveva scritto un testo su Bernini che dovrebbe essere fra le carte di Corrado Ricci, che era poi passato al suo amico Corrado Ricci. Ecco, qui il collezionismo è un collezionismo più da storico dell'arte, perché appunto Piancastelli ha questa collezione enorme che divide in 6 categorie di disegni. Mi pare che appunto oggi ce ne ha già parlato Simonetta, il nucleo più grosso, quello dei disegni, sono migliaia fra quelli di Gianni e quelli barocchi, è stato comperato dalle sorelle Hewitt ed è a New York, ma c'era anche questo piccolo nucleo di 28 terrecotte. Qui vedete, lui disegna anche questa pubblicità per questa misteriosa mostra berniniana fatta nel 1898 da Corrado Ricci, di cui non c'è catalogo e che è un po' il preludio poi alla monografia di Fraschetti. Ecco, dicevo, lui questi 28 terracotte che colleziona hanno una provenienza eccellente, lui le compra probabilmente dai Torlonia, abbiamo parlato anche delle vendite di Torlonia, fra un po' ce ne parlerà Stefano. Grandesso, i Torlonia a loro volta le avevano avute da Cavaceppi e questi sembra dalla bottega stessa di Bernini. È un nucleo di 28 terracotte che compra una coppia di americani Brandigi nel 1905 e poi vengono vendute a Harvard negli anni 30 e sono ancora lì e rappresenta il nucleo più importante di terracotte berniniane esistenti. È interessante che Norton, altro personaggio che abbiamo nominato, già nel 14 dedichi un libro. Qui vedete l'elenco delle opere berniniane. In mezzo ci sono anche cose non di Bernini, ma cose comunque importanti, perché sono quelli, dovrebbe essere Rinaldi, quello è Ferrata per la Chiesa Nuova, però poi una serie di bozzetti berniniani meravigliosi, questo per il monumento a Carlo Barberini, uno dei due bozzetti per il Longino, l'unico bozzetto per la Cappella Cornaro, uno dei padri della chiesa per la cattedra e fra i bozzetti più spettacolari per il ponte. E quindi vedete come, diciamo, Piancastelli, che non era un aristocratico, che non aveva i mezzi di questi grandi collezionisti, però appunto disegni, ma in qualche modo anche terrecotte, potevano essere, capite, una possibilità. L'altro personaggio, poi chiudo, che è davvero un caso di questi che studiano, come dire, che fra collezionismo e psicologia, è quello di Evan Gorga, Evangelista Gorga, personaggio veramente su cui, come dire, potrebbe scrivere un romanzo. Nasce in Lazio, di famiglia credo molto umile, e grande talento per la musica, comincia questa carriera di cantante e praticamente sembra che Puccini abbia scritto la parte di Rodolfo della Bohème per lui. È il primo interprete di Bohème a Torino nel 1896, quello lo vedete lì. Successo enorme, Bohème diretta nella prima da Toscanini, quindi partenza stellare, e però questo aveva la passione di comperare e già nel 99 abbandona il mondo del canto e mette insieme una collezione veramente psicotica di 150.000 pezzi, dove ci sono gli strumenti musicali, oggetti d'uso, di tutto. E la sua vita, lui morirà solo nel 57, è dedicata ad assicurare allo Stato, capite, queste opere. Cosa che riesce solo in parte, molte vengono tenute male, buttate via, e però in mezzo anche lui aveva una serie di terrecotte che oggi sono uno dei nuclei più importanti della collezione di Palazzo Venezia, dove in mezzo ci sono anche qui cose di Bernini, probabilmente anche queste da con provenienza Torlonia e Cavaceppi. L'ultima cosa che non ho ancora che non ho risolto e che vi faccio vedere, dovrei trovare una buona fotografia, vendita Castellani, ce ne ha già parlato anche Roberto questa mattina. Questa è la vendita di Enrichetta del 1907, dove vediamo che viene messo in vendita appunto una figura del Moro di Piazza Navona, Giacomo Bernini. Si fa riferimento al libro di Fraschetti, perché siamo nel 1907, e la foto non è eccellente, e adesso cerco di trovarne una migliore, perché mi chiedo se non possa essere il Moro approdato a Fort Worth. Sapete quello che ha fatto, come dire, il risultato di vari milioni di dollari.
la cui provenienza non si conosce. Quello, diciamo, il dato più antico è una provenienza d'asta, e certo, voi vedete, si sarebbe rotto nel frattempo. Diciamo, quello che torna al millimetro sono le dimensioni, perché sono alti lo stesso numero di centimetri, questi dati che ricavo dal catalogo. E dalla foto questa cosa mi sembra, come dire, possibile. Però, come dire, per farvi vedere come questi cataloghi tuttora forniscono, come dire, possibilità di studio e di intreccio anche con cose che si trovano ancora adesso in giro, abbastanza interessanti. Grazie.